Primo tempo in uscita troppi, troppi errori, abbiamo dato entusiasmo a una squadra che sicuramente non aveva il morale al mille. E dopo il rigore si poteva, si poteva fare qualcosa in più, invece ecco, ecco, abbiamo fatto gol, però dopo ci siamo fermati. Abbiamo pensato più a, a difenderci che magari a proporre qualcosa, di, eh, qualcosa che, che proviamo durante la settimana. E abbiamo fatto un po' come contro il Cittadella, non, eh, non abbiamo alternato delle situazioni che, che poi alla fine non sono facili perché se vuoi uscire da dietro, se sei troppo schematico, le, la squadra avversaria ti prende le misure e non ti fa uscire. Però prendiamo un punto, andiamo a casa, eh, e tante volte abbiamo lasciato punti per eh, disattenzioni, oggi la squadra comunque, pur soffrendo, ha tenuto. Ha tenuto. Sì, eh, Diego è, è quel giocatore che ti permette di ripulire la palla. Ti, di, ecco, è quel giocatore che tra le linee ti, ti fa male, è quel giocatore che anche le squadre avversarie, quando ce l'hanno di fronte, hanno, hanno un pensiero in più. Eh, C'è mancato quel, quel giocatore, ma penso che al di là di quel giocatore lì. Siamo stati poco bravi ogni volta che andavamo sui nostri diciamo, trequartisti attaccanti non tenevamo palla e quindi alla fine riusciamo a facevamo solo attacco difesa e quello non è il gioco che, che piace a noi. E quindi sotto quel punto di vista noi siamo una squadra che si deve sempre adeguare agli infortuni. e Dobbiamo essere più bravi a gestire queste situazioni a volte ci va bene, a volte ci prendono, ma la normalità è che queste partite le perdi. Io l'ho avuto per poco, l'ho avuto come compagno all'Inter, è una persona straordinaria e non mi meraviglia tutto questo affetto che ho visto in questi giorni, perché veramente anche se era un ragazzo, era un straniero, però si era integrato benissimo in Italia, sposato con un'italiana, ragazzi, figli italiani, era veramente... Una, eh, una persona fantastica e quindi ci, ci lascia un guerriero perché poi chi ha avuto la fortuna di, eh, di conoscerlo veramente trasmetteva tanta positività, tanta forza, è un ragazzo veramente d'oro e dispiace perché è andato via troppo presto. Sì, forse nel, negli ultimi minuti del secondo tempo abbiamo peccato perché quella è una palla che che devi gestire in modo diverso. È stata una giocata fantastica, però devi, devi coprire la profondità. E noi ci lavoriamo tanto su queste cose. E forse lì abbiamo, abbiamo concesso un po'. Siamo un po' rilassati, e però devo esserti sincero, alla fine i ragazzi hanno capito che solo col sacrificio possiamo venire fuori da queste situazioni. E a volte sotto il punto di vista del gioco eh, facciamo bene e a volte meno. Uh, però io ho sempre detto che noi dobbiamo guardarci dietro perché non possiamo pensare di, uh, di alzare la testa, pensare di essere bravi, belli, simpatici perché quello poi alla fine lo paghi. E questo è un campionato che dobbiamo capire che c'è da, da, da soffrire, c'è da soffrire fino alla fine e perché, perché è, un, è un anno nato male, e è un anno che, dove ci sono tanti infortuni. E dobbiamo essere bravi a continuare a fare il lavoro che stiamo facendo per adesso, fino adesso. No, è che, che sicuramente le squadre dopo ti studiano e noi dobbiamo trovare soluzioni diverse. E noi ci lavoriamo. e mm, Nel primo tempo l'abbiamo alternate poco, nella ripresa invece siamo stati più intelligenti a leggere le situazioni. A volte alzavamo il terzino, si allargava il centrocampista, uh, il play, a volte si allargava la mezzala. E davamo sicuramente qualche pensiero in più al, al modo nel primo tempo invece troppo semplice perché ehm, in difficoltà andavamo a rifugiarsi subito sui terzini che non ci restava che questa palla lunga perché poi loro erano bravi a, a chiudere il campo ma eh, questo è il lavoro queste sono cose che un allenatore piano piano deve inserire eh, sicuramente quando hai, quando hai un ritiro eh, riesci a lavorare meglio su queste cose noi piano piano stiamo inserendo tanto, i ragazzi comunque ci seguono, siamo contenti. Ehm, dobbiamo essere più, più propositivi, dobbiamo sapere che solo attraverso il gioco possiamo cercare di, di, di portare a casa i punti. No, 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 perché Francesco, Francesco era, aveva preso un colpo su, sul gluteo. E, e mi ha chiesto di, di rientrare ma in questo momento io devo pensare anche alle altre partite. E non, non potevo permettermi di, di perdere un altro giocatore, uh, anche se la Gumina no, oggi l'ho portato in panchina, domenica sarà sicuramente a disposizione ma uh, la gestione è fondamentale, io non posso permettermi di, di perdere nessuno. Uh, quindi ho preferito alternare uh, questi due attaccanti. Gli avevo chiesto a tutti e due di tenere un po' più palla perché il primo tempo la palla tornava troppo veloce eh, dietro e quindi sia Francesco che Simi sì, hanno dato il massimo. Eh, certo dobbiamo essere più bravi a metterli nelle condizioni di far gol perché loro ci danno una mano sotto il punto di vista della fase difensiva e noi dobbiamo essere bravi a, a metterli nelle migliori condizioni possibili per far gol.